Eccoci, Yokoso Tomoyo, amici giapponesi, benvenuti, welcome to everybody, bienvenidos, benvenuti, willkommen, bienvenue. Olguita de Niño, hoy nos visita Olguita de Niño desde Villavicencio. Ciao Gualtiero, un abbraccio al mio carissimo amico Gualtiero Gatto, responsabile di questo bellissimo progetto editoriale che si chiama Canto l'Opera. C'è Lilian Lopez, la nostra carissima amica di Conecta Vibra Miami. Un saluto muy especial a todos los compañeros y amigos de Conecta Vibra Miami, a los profesionales de la voz. E andiamo subito al sodo. Allora, il programma di oggi è su Roberto de Veré di Gaetano Donizetti. Allora, Roberto de Veré è un'opera in tre atti di Gaetano Donizetti, tratto dalla tragedia di Jacques-François Ancelot, Élisabeth d'Angleterre. Con Anna Bolena e Maria Stuarda fa parte del cosiddetto ciclo delle regine Tudor di Donizetti. La vicenda si ispira ai rapporti tra Roberto de Veré, il conte di Essex, con la regina Elisabetta d'Inghilterra, pur con evidenti licenze, ad esempio l'abdicazione finale di Elisabetta mai avvenuta nella realtà. Roberto de Veré, conte di Essex, è amante della regina Elisabetta e condannato a morte per tradimento in battaglia. Lui ama Sara, duchessa di Nottingham, che a sua volta è accusata ingiustamente di essere la sua amante, e prega affinché possa discolparla prima che venga eseguita la sua condanna a morte. Roberto chiede alla regina di essere graziato in virtù del loro passato amore. Istruisce Sara affinché recchi alla regina un anello che Elisabetta aveva donato a Roberto quando erano amanti, ma il duca di Nottingham, sospettando l'infedeltà della moglie, accecato dall'odio, le impedisce di raggiungere il palazzo e di consegnare l'anello alla regina. Roberto in carcere continua a sperare che Sara giunga in tempo, ma le sue speranze crollano quando invece di Sara giungono le guardie che lo conducono al patibolo. Allora, io vi dico l'analisi dell'opera e dopo sentiamo la parte orchestrale e vi metto lo spartito. Quest'aria che abbiamo scelto oggi, si tratta di Ed ancor la tremenda porta, aria del tenore, ha una lunghissima introduzione scritta in si bemol minore, affidata agli archi ed ai legni, dove traspare l'ambiente desolato della prigionia di Roberto. È più o meno lunga 3 minuti questa introduzione, quindi io per il programma l'ho tagliata, sentirete giusto prima dell'attacco del recitativo. Inizia questo recitativo accompagnato, e come sempre in questo tipo di recitativi, bisogna essere molto chiari nella direzionalità e segnare: Hola Víctor, un saluto a Víctor Borges che nos saluda desde Ciudad de México. Dicevo che deve essere molto chiara la direzionalità e segnare con decisione sempre il levare. C'è un elemento che usa spesso Donizetti, che è il tremolo dell'orchestra per situazioni concitate, dove si dimostra la disperazione facendo enfasi nella parola. In questo caso specifico, quando Roberto dice: Io non temo la morte. Tutta l'energia dell'orchestra va verso la parola morte, evidenziata con un forte piano, per poi proporre un cantabile in mezzo al recitativo e proseguire:
in recitativo fino alla presentazione del tema dell'aria che è affidata al clarinetto e al flauto, che portano poi ad una sorta di cadenza che fa da congiunzione con l'aria, con una modulazione alla maggiore. L'aria poi si presenta in un tempo ternario, scritta in 9 ottavi, che è un andamento molto usato da Bellini prima di lui, con il quale si forza al canto legato. Ha un accompagnamento semplicemente ritmico, coi pizzicati degli archi, alternato ad un controcanto, sempre del clarinetto ed il flauto, per poi introdurre ottoni che aiutano a creare sempre un'atmosfera malinconica. C'è una ripresa del tema nella forma A1, introducendo un secondo soggetto nel quale si valorizza la sincope con un salto di settima, per poi arrivare ad un arpeggio ascendente e una scala discendente che portano alla tonica. Questo soggetto si ripete portando poi alla cadenza dell'aria. In mezzo ad aria e cabaletta ci sarebbe una transizione che è eseguita assieme al coro, ma per tempistica sempre del programma abbiamo l'ho tagliata perché è una scena che dura più o meno 14 minuti. È molto importante perché in questo momento le viene comunicato a Roberto che lui sarà portato a morte. E la cabaletta inizia con una presentazione del tema principale affidato al flauto e l'accompagnamento è già instabile perché lui inizia mettendo gli accordi completi sul tempo debole ed affida la linea alla voce insistendo nelle sincopi e marcando soggetti in cui alterna elementi ritmici molto marcati con altri di estremo legato. Poi inserisce un altro soggetto caratterizzato dai cromatismi molto delicato perché sono tutti nella zona del passaggio. C'è una ripresa del motivo puntato che stilisticamente dovrebbe essere in accelerando, ma per motivi tecnici nella registrazione si è lasciato inalterato il tempo e si va poi alla conclusione dell'aria. L'aria originalmente avrebbe un intervento del coro e ci sarebbe una ripetizione della cabaletta nella quale alcuni interpreti virtuosi portano al Do 5 per poi risolvere alla tonica. E adesso, come vi ho detto, vi metterò la base orchestrale. Allora, mettiamo base orchestrale. Partito che vi presento ci sono le indicazioni mie di come ho studiato io il recitativo. Vedete le linee lunghissime come si fa nella prosa. Adesso inizierà il cantabile che è inserito in mezzo al recitativo. Thank you.
c'è una sorta di cadenzina che porta alla ripresa del tema con la variazione che dicevo, con il salto di settima, che poi fa uno sviluppo verso questo arpeggio ascendente. Madonna, c'è Anna Pirozzi che ci guarda di nuovo. Santo Dio, ciao Anna, un bacio. Non so in che parte del mondo sei. Sei arrivata giusto per l'inizio della cabaletta, tu che sei la amante delle cabalette. Facendo Macbeth. Vabbè, adesso interrompo la parte orchestrale e andiamo subito a sentirci la parte cantata, e così possiamo citativo. Ed ancor la tremenda porta non si dischiude, un rio presagio tutto mi ingombra di terror. Le vene urfido il messo, e quella gema e pegno securo a me di scampo. Questo uso a mirarla in campo, io non temo la morte, io viver solo tanto desio, che la virtù di Sara a discolparmi basti. O tu che mi cadenza, c'è tutta la variazione. C'è Luis Jorge Bernal che ci guarda dalla Colombia. Ciao Luis Jorge. Oh,
lo giuro, è il giuramento, col sangue mio suggello. Credi all'estremo accento che il labbro mio parlò, chi scende nel lavello sai che mentir non può. Ecco, come vi ho detto, ho fatto un taglio che porta direttamente alla cavalletta. C'è prima il tema presentato dal flauto. Bagnato il sen di lagrime, tinto del sangue mio, io corro, io volo a chiedere per te soccorso a Dio. Impietositi gli agnelli e qual mio duol faranno, si piange per te soccorso a Dio, si piangerà d'affanno la prima volta in cielo, si piangerà d'affanno la prima volta in cielo. Ecco, così finisce la nostra aria. E cosa vi posso dire? È un repertorio molto, molto, molto delicato, come tutto il repertorio belcantista. E chi vorrebbe approfondire si trova in questo fascicoletto che si chiama Tenor Rarities di Canto l'Opera, e niente, così ci siamo rivisti. Non so se c'è ancora la nostra carissima Anna, intanto io la saluto, un bacione Anna, mi fa tantissimo piacere, saluto Maurizio De Valerio che ci trova qua, c'è la maestra Anna Maria Fabaro, ciao Annina, un bacione,
Guarda, mi fa tantissimo piacere veramente che ci accompagni e un bacione a te, guarda, in bocca al lupo per le tue recite a Vienna e niente, io vi saluto, è stato un piacere di nuovo avere la vostra compagnia e ci vediamo la prossima settimana.